Ciao amici di Prepper.it, oggi andremo a fare un video particolare, parleremo di radio, di batterie, di fai da te, di stampa 3D, di bambini. La situazione, magari qualcuno ci è passato, è quella di avere i bambini che dormono in un'altra stanza e quindi la necessità, soprattutto per la mamma, di avere un baby monitor lì. Quando scatta l'idea di dire compriamo un baby monitor, a me che sono prepper, che sono radioamatore, non mi potete proporre di comprare un baby monitor. Avendo già Baofeng, PMR e via dicendo, basta usare uno di questi dispositivi opportunamente configurato per fare esattamente il lavoro del baby monitor. Perché il baby monitor alla fine che cos'è? C'è un radiotrasmettitore che ha settato un parametro che si chiama VOX. Questo parametro fondamentalmente dice trasmetti semplicemente quando senti della voce, quindi quando hai dall'esterno uno stimolo sonoro. Dall'altra parte ovviamente abbiamo una situazione uguale contraria. Come si fa a realizzare questo con delle PMR o con delle altre radio? Semplicissimo, si impostano le due radio sullo stesso canale, la emittente la si imposta sul VO con una frequenza di particolare stessa uguale nel ricevitore, si imposta il VOX sulla emittente, che è quella che sta lì nella camera dei bambini, e dall'altra parte si imposta in maniera opportuna lo squelch. Lo squelch che cos'è? È quasi un po' al contrario del VOX, praticamente è un parametro della radio che dice se ti arriva sulla frequenza che stai ascoltando un segnale potente un tot, se è sotto una certa soglia non me lo fai sentire, se è sopra quella soglia lì allora me lo trasmetti. A questo punto sono passato su delle PMR. Dal punto di vista VOX, squelch e sincronizzazione, queste due qua insieme andavano benissimo. Funzionato? Sì, ha funzionato alla grande, con un piccolo particolare, le batterie. Le batterie sono una grossissima fregatura. Questa radio qua funziona con quattro batterie tripla A. Sono riuscito a farle durare al massimo 2 notti. E qual è la soluzione immediata? Le batterie ricaricabili. Il problema dove sta? Che le batterie ricaricabili duravano ancora meno, perché, come molti di voi sapranno, il voltaggio nominale di una batteria alcalina normale è di 1,5 volt, mentre il voltaggio nominale di una batteria ricaricabile è 1,2 volt. Quindi, sommando quelle alcaline, abbiamo un totale di 6 volt. Sommando invece quelle non alcaline, arriviamo a 4,8 e 1 volte 2 di differenza si fa sentire. Quando le batterie ricaricabili sono appena uscite dal caricatore, sono belle pompate e non ti danno 1 e 2. Alla fine è facile trovare, se misurate con il tester, che le batterie ricaricabili poi alla fine ti tirano fuori effettivamente 1 volte 2, 1 volte 5, 1 volte 4, qualcosina anche di più. Quando incominciano a essere sottoposte a carico, questa carica extra, questo voltaggio extra, lo perdono molto velocemente, quindi scendevano subito sotto il livello dell'1 e 2. La radio decideva che le batterie erano scariche e si spegnevano. In realtà le batterie erano perfettamente cariche, però non tiravano fuori abbastanza corrente. Le mie batterie ricaricabili erano perfettamente cariche e per farle funzionare di nuovo con la radio avrei dovuto scaricarle completamente ed ricaricarle completamente solo per avere quell'extra carica in più che le batterie hanno quando sono appena uscite dal caricatore. Questo avrebbe ammazzato la vita di quelle batterie nel giro di pochissimo. Qual è stata la soluzione? La soluzione è stata quella di costruire un pacco batterie che fornisca 6 volt nominali perfetti e che sia composta da batterie ricaricabili. Dovendo tirare fuori 6 volt, mi è bastato mettere insieme 5 batterie. A questo punto posso anche fare un upgrade in più, non posso non utilizzare delle batterie ricaricabili AAA, ma utilizzare delle batterie ricaricabili AA, che hanno un numero di milliampereore più alto e di conseguenza durerebbero di più. Mi è venuto in aiuto un amico prepper che probabilmente conoscete, Alchemist, che con la sua azienda Minerve 3D mi ha stampato il pacco batterie che mi serve. Ovviamente sarà un pacco batterie esterno, non potrà stare all'interno della radio, però mi dà la possibilità di avere batterie ricaricabili con una durata molto lunga senza ammazzare la durata delle vite delle mie batterie. Basta poco per a questo punto infilarci direttamente dentro le batterie, collegare i due cavi con un piccolo mammut e poi avere i cavi di uscita da cui esce poi alla fine polo positivo, polo negativo e con dei capicorda. Giusto per essere strasicuri di non aver fatto degli errori nell'assemblaggio, con il tester andiamo a verificare quanta corrente esce e se i nostri calcoli erano giusti. Eccolo qua, 6,2. Il modo che ho scelto io per collegare le batterie è anche questo qui un po' arrangiato, però funziona. Praticamente cosa faccio? Uso una batteria
per andare ad incastrare il capocorda con la piastrina e quindi tenerla schiacciata con l'effetto molla del portabatterie della radio stessa. E la stessa cosa faccio dall'altra parte. Non essendo chiuso il circuito fra le due batterie, quelle che ci sono, oddio, potrebbero essere anche sostituite da delle viti o dei pezzi di legno. Insomma, l'importante è che sia qualcosa che tenga schiacciato verso il basso il capicorda, che faccia fare contatto alla batteria. A questo punto non rimane che vedere se funziona. Ed ecco qui, a questo punto è il momento della verità del test. Voilà, perfetto, funziona, si è accesa. Quindi a questo punto penso di aver risolto il mio problema. Quindi ho una radio che funziona, un pacco batterie esterne che non è estetico, ma come dicono i prepper dell'estetica, che se ne frega, siamo nati brutti, moriremo peggio. E di conseguenza a questo punto ho 6 volt in ingresso per la batteria. Per adesso sono soddisfatto del fatto che tutto quanto abbia funzionato alla prima come mi aspettavo. Ancora un grosso ringraziamento a Minerva 3D Lab per la stampa 3D della mia batteria esterna. Magari più avanti riesco a farvi sapere le performance e la durata, più o meno come si comporta rispetto all'altra. La necessità aguzza l'ingegno, necessità e ingegno sono il pane dei prepper. Spero che il video vi sia piaciuto, lasciatemi qualche commento qua sotto. Per chi volesse contattare Alk e Minerve 3D Print, trovate tutti quanti i riferimenti qui in basso, sempre nei commenti. Ciao, alla prossima!